controllo e valutazione delle politiche, costituito il comitato, ne fanno parte 8 consiglieri in rappresentanza di maggioranza e opposizioni. Non fare il bullo, presentato a Palazzo Limadur, progetto dell'Istituto Scolastico Ferraris di Falconara Marittima. Educazione interculturale, 11ª edizione del seminario organizzato dal CVM in primo piano sostenibilità e sviluppo umano. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la costituzione del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. L'organismo, introdotto con l'ultima riforma statutaria, è composto da 8 consiglieri, Busilacchi, Giancarli, Micucci e Talè per la maggioranza e in rappresentanza delle opposizioni Celani, Leonardi, Maggi e Zaffiri. Il Comitato ha l'obiettivo di controllare l'applicazione delle leggi e l'efficacia delle leggi che vengono emanate dal Consiglio regionale. Quindi non solo l'Assemblea ha questo ruolo di controllo sul Governo e quindi sull'attività della Giunta, ma il Consiglio si è voluto dare proprio un obiettivo che è quello di controllare l'efficacia delle leggi che vengono emanate. È un organismo che è molto importante perché innanzitutto prevede l'equa partecipazione dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, per cui quello che è stato votato oggi, deciso, deliberato oggi è un qualcosa che deve essere visto in prospettiva. Un comitato fatto in questa maniera penso che sia auspicabile in ogni consiglio regionale. Presentato a Palazzo Limadur il progetto Non fare il bullo dell'Istituto Scolastico Ferraris di Falconara. Nel corso dell'incontro il Presidente del Consiglio Antonio Mastrovincenzo ha annunciato entro settembre una proposta di legge sul bullismo. Hanno partecipato all'iniziativa anche la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità Mary Marziali e il Garante dei diritti Andrea Nobili. Temo che il bullismo sia il sintomo di una malattia sociale molto seria che riguarda il disagio giovanile, rispetto alla quale è bene intervenire con strumenti di prevenzione e contrasto sul piano del bullismo, ma bisogna affrontare anche il tutto in un contesto molto più ampio. Dobbiamo lavorare affinché possiamo fornire ai giovani studenti degli strumenti che possano realmente essere utili per contrastare la violenza di genere, il bullismo, episodi di bullismo legati all'omofobia, al razzismo, tutto quello che purtroppo la cronaca molto spesso ci racconta, e la scuola è un passaggio fondamentale e importante. Sostenibilità e sviluppo umano al centro dell'attenzione dell'11ª edizione del seminario internazionale di educazione interculturale organizzato a Senigallia dall'organizzazione no profit Comunità Volontari per il Mondo. In apertura l'intervento del Presidente dell'Assemblea Legislativa. Sostenibilità ambientale, equità e coesione sociale, ha evidenziato Mastrovincenzo, sono temi cruciali.